Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, terza domenica di Avvento, il Vangelo ci parla della missione di Giovanni il Battista, indicandolo come profeta mandato da Dio per dare testimonianza alla luce. Riflettiamo su questo. Testimoniare la luce. La testimonianza. Il Battista è certamente un uomo straordinario. La gente accorre a ascoltarlo, attratta dal suo modo di essere coerente, sincero. La sua testimonianza passa attraverso la schiettezza del linguaggio, l'onestà del comportamento e l'austerità di vita. Tre cose: schiettezza del linguaggio, onestà di comportamento e austerità della vita. E tutto questo lo rende diverso da altri personaggi famosi e potenti del tempo, che invece investivano molto sull'apparenza. Persone come lui, rette, libere, coraggiose, sono figure luminose, affascinanti, ci stimolano a elevarci dalla mediocrità e ad essere a nostra volta modelli di vita buona per gli altri. Il Signore manda in ogni epoca uomini e donne di questo genere. Sappiamo riconoscerli? Cerchiamo di imparare dalla loro testimonianza, mettendoci anche in discussione? Oppure ci lasciamo incantare dai personaggi della moda? E andiamo in atteggiamenti superficiali. Giovanni invece è luminoso in quanto testimonia la luce. Ma qual è la sua luce? E ci risponde lui stesso quando dice chiaramente alle folle, accorse ad ascoltarlo, di non essere lui la luce, di non essere lui il Messia. La luce è Gesù, l'agnello di Dio, Dio chi salva. Solo lui redime, libera, guarisce e illumina. Per questo Giovanni è una voce che accompagna i fratelli alla parola. Serve senza cercare onori e protagonismi. È una lampada, mentre la luce è Cristo vivo. Fratelli e sorelle, l'esempio di Giovanni Battista ci insegna almeno due cose. Primo, che da soli non ci possiamo salvare. Solo in Dio troviamo la luce della vita. E secondo, che ciascuno di noi, con il servizio, la coerenza, l'umiltà, con la testimonianza della vita e sempre con la grazia di Dio, può essere una lampada che risplende e aiutare gli altri a trovare la vita per incontrare Gesù. Allora ci chiediamo, come posso io, negli ambienti in cui vivo, non un giorno lontano, ma ora, ora, come posso io in questo Natale essere testimone di luce, testimone di Cristo? Maria, specchio di santità, ci aiuti ad essere uomini e donne che riflettono Gesù, luce che viene nel mondo. Cari fratelli e sorelle, ieri nel santuario di Nostra Signora de Luján in Argentina è stato beatificato il cardinale Eduardo Pironio, pastore umile, eccellente, testimone della speranza, difensore dei poveri. Ha collaborato con San Giovanni Paolo II nella promozione dei laici e nelle giornate mondiali della gioventù. Il suo esempio ci aiuti ad essere chiesa in uscita, che si fa compagna di strada di tutti, specialmente dei più deboli. Un applauso al nuovo beato. Desidero oggi ricordare le migliaia di migranti che tentano di attraversare la selva del Darién tra Colombia e Panama. Si tratta spesso di famiglie con bambini che si avventurano in percorsi pericolosi, ingannati da chi falsamente le promette loro una via breve e sicura,
maltrattati e derubati. Non pochi perdono la vita in quella giungla. C'è bisogno dello sforzo congiunto dei paesi più direttamente interessati e della comunità internazionale per evitare che questa tragica realtà passi sotto silenzio e per dare insieme una risposta umanitaria. E non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra in Ucraina, in Palestina, in Israele e nelle altre zone del conflitto. L'avvicinarsi del Natale rafforza l'impegno per aprire strade di pace. Continuo a ricevere da Gaza notizie molto gravi e dolorose. Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suori. Una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil Anton e la figlia Samar Kumar Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti mentre andavano in bagno. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice: è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Per questo la scrittura afferma che Dio fa cessare le guerre, rompe gli archi e spezza le lance. Preghiamo il Signore per la pace. Saluto tutti voi, gruppi parrocchiali e associazioni che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. Particolare saluto i pellegrini degli Stati Uniti d'America e della Polonia, i fedeli di Mormanno, Acilia e Viterbo. E ora saluto voi, cari bambini e ragazzi degli oratori delle scuole di Roma, che avete portato le statuine di Gesù Bambino perché siano benedette. Li benedico. Nel benedire i vostri bambinelli, vi chiedo di pregare davanti al presepio per i bambini che vivranno un Natale difficile nei luoghi di guerra, nei campi profughi, in situazioni di grande miseria. Grazie di questo e buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Un applauso ai bambini. E a tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 800 anni fa, nel Natale 1223, San Francesco realizzò a Greccio il presepe vivente. Mentre nelle case e in tanti altri luoghi si sta preparando ultimando il presepe, ci fa bene riscoprirne le origini. Come è nato il presepe? Qual è stata l'intenzione di San Francesco? Diceva così: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra i bui l'asinello. Questa è la citazione di lui. Francesco non vuole realizzare
una bella opera d'arte, no, no, ma suscitare attraverso il presepe lo stupore. Pensate a questa parola, lo stupore per l'estrema umiltà del Signore, per i disagi che ha patito, per l'amore nostro della povera grotta di Belleme. Infatti il biografo del Santo di Assisi annota: in quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si racconta l'umiltà, e Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Io ho sottolineato una parola, lo stupore, e questo è importante. Se noi cristiani guardiamo il presepe come una cosa bella, come una cosa storica, anche religiosa, e preghiamo, questo non è sufficiente. Davanti al mistero dell'incarnazione del Verbo, davanti alla nascita di Gesù, ci vuole questo atteggiamento religioso dello stupore. Se io, davanti ai misteri, non arrivo a questo stupore, la mia fede è semplicemente superficiale, una fede da informatica. Non dimenticate questo. Una caratteristica del presepe nasce come scuola di sobrietà. E questo ha molto da dire a noi, no? Oggi infatti il rischio di smarrire ciò che conta nella vita è grande e paradossalmente aumenta proprio sotto Natale. E si cambia l'ambiente di Natale, no? Immersi in un consumismo che ne corrode il significato. Il consumismo del Natale. È vero che se si vuole fare dei regali, costa bene. È un modo, ma quella frenesia di andare a fare le spese, dai, 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 questo attira l'attenzione da un'altra parte e non c'è quella sobrietà del Natale. Guardiamo il presepio e lo vedremo, no? Quello stupore davanti al presepio. Non c'è spazio interiore per lo stupore, soltanto per organizzare le feste, per fare le feste. Sta bene, ma con quale spirito io lo faccio? Il presepe nasce per riportarci a ciò che conta, a Dio che viene a abitare in mezzo a noi. Per questo è importante guardare il presepe, perché ci aiuta a capire quello che conta. E anche le relazioni sociali di Gesù in quel momento, la famiglia, e Giuseppe, Maria, le persone care, i pastori, le persone prima delle cose. Le persone prima delle cose. E tante volte noi mettiamo le cose prima delle persone e questo non funziona, Ma il presepe di Greccio, oltre che quella sobrietà che fa vedere, no? Parla anche di gioia. Perché la gioia è una cosa differente del divertimento. Ma divertirsi non è una cosa cattiva se si fa sulle strade buone, no? Non è una cosa, è una cosa umana. Ma la gioia è più profonda ancora, più umana. E dalle volte c'è la tentazione di divertirsi senza gioia. Divertirsi facendo rumore, ma la gioia non c'è. È un po' la figura del pagliaccio, no? Che ride, ride, fa ridere, ma il cuore è triste. La gioia è la radice di un buon divertimento per Natale. E sulla sobrietà, dice la cronaca di allora, e giunge il giorno della letizia, il tempo della sostanza. Francesco è raggiante, la gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima. Ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia.
La sobrietà, lo stupore ti porta alla gioia, la vera gioia, non quella artificiale. Ma da cosa derivava questa gioia natalizia? Non certo di aver portato a casa dei regali o aver vissuto celebrazioni fastose. No, era la gioia che trabocca dal cuore quando si tocca con mano la vicinanza di Gesù, la tenerezza di Dio che non lascia soli, ma consola. Vicinanza, tenerezza e compassione. Così sono le tre atteggiamenti di Dio. Vicinanza, tenerezza e compassione. E guardando il presepio, pregando davanti al presepio, noi potremo sentire queste cose del Signore che ci aiuta nella vita di ogni giorno. Cari fratelli e sorelle, il presepe è come un piccolo pozzo dal quale attingere la vicinanza di Dio, sorgente della speranza e della gioia. Il presepe è come un Vangelo vivo, un Vangelo domestico. È come il pozzo nella Bibbia, è il luogo dell'incontro, dove portare Gesù, come l'hanno fatto i pastori di Betlemme, e la gente di Greccio, le attese e le preoccupazioni della vita. Portare Gesù le attese e le preoccupazioni della vita. Se davanti al presepe affidiamo a Gesù quanto abbiamo a cuore, proveremo anche noi una gioia grandissima, una gioia che viene proprio dalla contemplazione, dello spirito di stupore con quale io vado a contemplare questi misteri. Andiamo davanti al presepe. Ognuno guardi e si lascia sentire qualcosa nel cuore. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E prima di tutto vorrei ringraziare il Cardinal Re per le sue parole, anche l'energia, un noventenne con questa energia. Avanti, coraggio, eh? Grazie. Il mistero del Natale ridesta il nostro cuore allo stupore. Parola chiave, lo stupore di un annuncio inatteso. Dio viene, Dio è qui in mezzo a noi e la sua luce ha squarciato per sempre le tenebre del mondo. Abbiamo bisogno di ascoltare, ricevere sempre questo annuncio, soprattutto in un tempo ancora tristemente segnato dalle violenze della guerra, dai rischi epocali a cui siamo esposti a causa dei cambiamenti climatici, dalla povertà, dalla sofferenza, dalla fame, c'è fame nel mondo, e da altre ferite che abitano la nostra storia. È confortante scoprire che anche in questi luoghi di dolore, come in tutti gli spazi della nostra fragile umanità, Dio si fa presente in questa culla, la mangiatoia che oggi Egli sceglie per nascere e per portare a tutti l'amore del Padre. E lo fa con lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio, vicinanza, compassione, tenerezza. Carissimi, abbiamo bisogno di ascoltare l'annuncio del Dio che viene, di discernere i segni della sua presenza e di deciderci per la sua parola camminando dietro a lì. Ascoltare, discernere, camminare. Tre verbi per il nostro itinerario di fede e per il servizio che svolgiamo nella Curia. Vorrei consegnarvi attraverso alcuni dei personaggi principali del Santo Natale. Ascoltare, discernere, camminare. Anzitutto Maria, che ci ricorda l'ascoltare.
la fanciulla di Nazareth che stringe fra le braccia colui che è venuto ad abbracciare il mondo, e la Vergine dell'ascolto, perché ha prestato l'orecchio all'annuncio dell'angelo e ha aperto il cuore al progetto di Dio. Ella ci ricorda che il primo grande comandamento è «Ascolta Israele», Deuteronomio 6,4. Perché prima di ogni precetto è importante entrare in relazione con Dio, accogliendo il dono del suo amore che ci viene incontro. Ascoltare, infatti, è un verbo biblico che non si riferisce soltanto all'udito, ma implica il coinvolgimento del cuore e quindi della vita stessa. E San Benedetto inizia la sua regola: ascolta attentamente, o figlio. Ascoltare con il cuore è molto più che udire un messaggio o scambiarsi delle informazioni. Si tratta di un ascolto interiore, capace di intercettare i desideri e i bisogni dell'altro, di una relazione che ci invita a superare gli schemi e a vincere i pregiudizi in cui a volte incastelliamo la vita di chi ci sta accanto. Ascoltare è sempre l'inizio di un cammino. Il Signore chiede al suo popolo questo ascolto del cuore. Chiede una relazione con Lui, che è il Dio vivente. E questo è l'ascolto della Vergine Maria, che riceve l'annunzio dell'angelo con apertura, totale apertura. E proprio per questo non nasconde il turbamento e le domande che esso suscita in lei, ma si coinvolge con disponibilità nella relazione con Dio che l'ha scelta, accogliendo il suo progetto. C'è un dialogo e c'è un'obbedienza. Maria capisce di essere destinata a un dono inestimabile e in ginocchio, cioè con umiltà e stupore, si mette all'ascolto. Ascoltare in ginocchio è il modo migliore per ascoltare davvero, perché significa che non stiamo davanti all'altro nella posizione di chi pensa di sapere già tutto e di chi ha già interpretato le cose prima ancora di ascoltare, di chi guarda dall'alto in basso, ma al contrario, ci si apre al mistero dall'altro, pronti a ricevere con umiltà quando vorrà consegnarci. E non dimentichiamo che soltanto in una occasione è lecito guardare una persona dall'altro in basso, soltanto per aiutarla a sollevarsi. È l'unica occasione che è lecito guardare una persona dall'alto in basso. A volte anche nella comunicazione tra di noi rischiamo di essere come dei lupi rapaci. Cerchiamo subito di divorare le parole dall'altro, senza ascoltare davvero, e immediatamente gli rovesciamo addosso le nostre impressioni, i nostri giudizi. Invece per ascoltarsi c'è bisogno di silenzio interiore, ma anche di uno spazio di silenzio tra l'ascolto e la risposta. Non è un ping pong. Uno spazio di ascolto, di capire fra l'ascolto e la risposta. Prima si ascolta, poi nel silenzio si accoglie, si riflette, si interpreta e soltanto dopo possiamo dare una risposta. Tutto questo lo si impara nella preghiera, perché essa allarga il cuore, fa scendere dal piedistallo il nostro egocentrismo, ci educa all'ascolto dell'altro e genera in noi il silenzio della contemplazione. Impariamo la contemplazione nella preghiera, stando in ginocchio davanti al Signore, ma non solo con le gambe, stando in ginocchio col cuore. Anche nel nostro lavoro in curia, no? Lavoro di curia, abbiamo bisogno di implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apre il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. È urgente recuperare uno spirito contemplativo
che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre la vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Fratelli e sorelle, anche nella curia c'è bisogno di imparare l'arte dell'ascolto. Prima dei nostri doveri quotidiani e delle nostre attività, soprattutto prima dei ruoli che rivestiamo, occorre riscoprire il valore delle relazioni e cercare di spogliare dai formalismi e di animarli di spirito evangelico, anzitutto ascoltandoci a vicenda, con il cuore e in ginocchio. Ascoltiamoci di più, senza pregiudizi, con apertura e sincerità, con il cuore in ginocchio. Ascoltiamoci, cercando di capire bene cosa dice il fratello, di cogliere i suoi bisogni e in qualche modo la sua stessa vita, che si nasconde dentro quelle parole, senza giudicare. Come saggiamente consiglia Sant'Ignazio, è da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare l'affermazione di un altro. E se non può difenderla, cerca di chiarire in che senso l'altro la intende. E se la intende in modo erroneo, lo corregga benevolmente. E se questo non basta, impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda correttamente e così possa salvarsi. È tutto un lavoro per capire bene l'altro. E lo ripeto, ascoltare è diverso dall'udire. Camminando per le strade delle nostre città possiamo udire molte voci e molti rumori, eppure generalmente non li ascoltiamo, non li interiorizziamo e non ci restano dentro. Una cosa è semplicemente udire, un'altra cosa è mettersi in ascolto, che significa anche accogliere dentro. L'ascolto reciproco ci aiuta a vivere il discernimento come metodo del nostro agire. E qui possiamo fare il riferimento a Giovanni il Battista. Prima la Madonna che ascolta, adesso Giovanni che discerne. Noi conosciamo la grandezza di questo profeta, l'autorità della veemenza della sua predicazione. Eppure quando Gesù arriva e inizia il suo ministero, Giovanni attraversa una drammatica crisi di fede. Egli aveva annunciato l'imminente venuta del Signore come quella di un Dio potente che finalmente avrebbe giudicato i peccatori gettando nel fuoco ogni albero che non porta frutto e bruciando la paglia con un fuoco inestinguibile. Ma questa immagine del Messia si frantuma dinanzi ai gesti e le parole dello stile di Gesù, dinanzi alla compassione e alla misericordia che egli usa verso tutti. Allora il Battista sente di dover fare discernimento per ricevere occhi nuovi. Il Vangelo ci dice infatti Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Insomma, Gesù non era come se lo aspettava e perciò anche il precursore deve convertirsi alla novità del Regno. Deve avere l'umiltà e il coraggio di fare discernimento. Ecco, per tutti noi è importante il discernimento. Quest'arte della vita spirituale che ci spoglia della pretesa di sapere già tutto, dal rischio di pensare che basta applicare le regole della tentazione di procedere anche nella vita della curia, semplicemente ripetendo gli schemi senza considerare che il mistero di Dio ci supera sempre e che la vita delle persone e la realtà che ci circonda sono e restano sempre superiori alle idee e alle teorie. La vita è superiore alle idee, sempre.
Abbiamo bisogno di praticare il discernimento spirituale, di scrutare la volontà di Dio, di interrogare le emozioni interiori del nostro cuore, per poi valutare le decisioni da prendere e le scelte da compiere. Scriveva il Cardinal Martini, il discernimento è ben altro dalla puntigliosità meticolosa di chi vive nell'appiattimento legalistico o con la pretesa di perfezionismo. È un altro, è uno slancio di amore che pone la distinzione tra buono e migliore, tra utile in sé e utile adesso, tra ciò che in generale può andare bene e ciò che invece ora bisogna promuovere. Fine della citazione di Martini. E lui aggiungeva: la mancata attenzione per discernere il meglio rende spesso la vita pastorale monotona, ripetitiva, si moltiplicano azioni religiose e ripetono gesti tradizionali senza vedere il senso. Un'altra citazione di lui. Sono ripetitivi. Il discernimento deve aiutarci anche nel lavoro della curia, ad essere docili allo Spirito Santo per poter scegliere gli orientamenti e prendere le decisioni non in base a criteri mondani o semplicemente applicando dei regolamenti, ma secondo il Vangelo. Ascoltare Maria, discernere il Battista e adesso la terza parola, camminare. E ci ricorda i magi. E il pensiero va naturalmente ai magi. Essi ci ricordano l'importanza del camminare. La gioia del Vangelo, quando la cogliamo davvero, innesca in noi il movimento della sequela, provocando un vero e proprio esodo da noi stessi e mettendoci in cammino verso l'incontro col Signore e verso la pienezza della vita. L'esodo da noi stessi, un atteggiamento della vita spirituale che dobbiamo sempre esaminare. La fede cristiana, ricordiamocelo, non vuole confermare le nostre sicurezze, farci accomodare in facili certezze religiose, regolarci risposte veloci ai complessi problemi della vita. Al contrario, quando Dio chiama, suscita sempre un cammino, come è stato per Abramo, per Mosè, per i profeti, per tutti i discepoli del Signore. Egli ci mette in viaggio, ci trae fuori dalle nostre zone di sicurezza, mette in discussione le nostre acquisizioni e proprio così ci libera, ci trasforma, illumina gli occhi del nostro cuore per farci comprendere quale speranza ci hai chiamati. Come afferma Michel de Certeau, è mistico colui o colei che non può fermare il cammino. Il desiderio crea un eccesso, eccede, passa e perde i luoghi, fa andare più lontano, fa andare altrove. Anche nel servizio, qui nella curia, è importante restare in cammino, non smettere di cercare di approfondire la verità vincendo la tentazione di restare fermi e di labirintare dentro i nostri recinti e nelle nostre paure. Le paure, la rigidità, la ripetizione degli schemi generano staticità che ha l'apparente vantaggio di non creare problemi, quietano a muovere e ci portano a girare a vuoto nei nostri labirinti, penalizzando il servizio che siamo chiamati a offrire alla Chiesa e al mondo intero. Restiamo vigilanti contro il fissismo dell'ideologia. Stiamo attenti. Il fissismo delle ideologie, che spesso, sotto la veste delle buone intenzioni, ci separa dalla realtà e ci impedisce di camminare. Invece siamo chiamati a metterci in viaggio e camminare come fecero i magi, seguendo la luce che vuole sempre condurci oltre e che talvolta ci fa cercare sentieri inesplorati e ci fa percorrere le strade nuove.
E non dimentichiamo che il viaggio dei magi, come ogni cammino che la Bibbia ci racconta, inizia sempre dall'alto, per una chiamata del Signore, per un segno che viene dal cielo, perché Dio stesso ci fa guida, ci illumina i passi dei Suoi figli. Perciò quando il servizio che svolgiamo rischia di appiattirsi, di labirintare nella rigidità o nella mediocrità, quando ci troviamo ingarbugliati nelle reti della burocrazia e del tirare a campare, ricordiamoci di guardare in alto, di ripartire da Dio, di lasciarci rischiare della Sua parola, per sempre trovare il coraggio di ripartire, ripartire. E non dimentichiamo che dai labirinti solo si esce da sopra. Ci vuole coraggio per camminare, per andare oltre. È questione d'amore. Ci vuole coraggio per amare. Mi piace ricordare la riflessione di uno zelante sacerdote sull'argomento, che può aiutare anche noi nel nostro lavoro di curia. Egli dice che si fa fatica a riaccendere le braccia sotto la cenere della Chiesa. La fatica oggi è quella di trasmettere passione a chi l'ha già persa da un pezzo. A 60 anni dal Concilio ancora si dibatte sulla divisione tra progressisti e conservatori. E questa non è la differenza. La vera differenza centrale è tra innamorati e abituati. Questa è la differenza. E solo chi ama può camminare. Fratelli e sorelle, grazie per il vostro lavoro, per la vostra dedizione. Nel nostro lavoro coltiviamo l'ascolto del cuore, mettendoci così al servizio del Signore, imparando ad accoglierci, ad ascoltarci tra di noi, esercitiamoci nel discernimento per essere una Chiesa che cerca di interpretare i segni della storia con la luce del Vangelo, cercando soluzioni che trasmettono l'amore del Padre. E restiamo sempre in cammino, con umiltà e stupore, per non cadere nella presunzione di sentirci arrivati, perché non si spenga in noi il desiderio di Dio. È grande soprattutto per il lavoro svolto, e grazie tante a voi per il vostro lavoro svolto nel silenzio. Non dimentichiamoci, ascoltare, discernere, camminare. Maria, il Battista e i Magi. Il Signore Gesù, Verbo incarnato, ci doni la grazia della gioia nel servizio umile e generoso. E per favore, mi raccomando, non perdiamo il senso dell'umorismo, che questo è salute. Auguri di un santo Natale anche per i vostri cari. E davanti al presepe fate anche una preghiera per me. Grazie tante.